Il granchio blu, una specie autoctona delle coste atlantiche del continente americano, è presente anche nei nostri mari. Il suo arrivo nelle acque dell'Adriatico sta creando un certo allarme. Come ormai noto, il granchio blu è dannoso per i pesci e per l'attività lavorativa dei pescatori. Ci distruggono le reti, ci rovinano tutte le reti. Stamattina per la prima volta ne abbiamo prese quasi una ventina di chili. Nonostante sono diffusi al nord qui dell'Adriatico, noi li abbiamo presi a 5 miglia dalla costa stamattina, solo che prima ne prendevamo 4-5 al giorno, stamattina per la prima volta è un disastro. Andando avanti così può essere molto dannoso, cioè la pesca delle retine va a finire, distrugge le vongole, distrugge le cozze, i lumachini. Noi la maggior parte dell'anno andiamo avanti con la pesca del lumachino, dal 1° ottobre a maggio l'avremo con il lumachino, solo che con questi granchi adesso non so come va a finire. Il granchio blu è deleterio per l'economia del mare, è invece una prelibatezza in cucina e a Pesaro è apparso sui banconi al mercato del pesce. Come avete accolto questa nuova specie? Siamo un po' sconvolti perché questi granchi stanno mangiando tutto, ci mangiano anche la rete, mangiano i molluschi, tutto quanto, le uova dei pesci. Speravamo di essere salvi col fatto che non siamo vicini al Po e invece a 10 miglia ne abbiamo presi parecchi, sempre non come quantità tipo 4-5 casse, però ci spaventa la cosa, anche perché ci sono le femmine piene di uova e quindi siamo molto preoccupati. E non è che interessa più di tanto, però la gente non compra. Perché secondo lei non compra? Perché non li hanno mai usati, quindi uno sono disfidabili. Ma neanche io veramente l'ho mangiato però, eh. Invece i ristoranti si sono avvicinati? No, non ho venduto uno io. Male. Male perché rovina molto le reti e fa danni molto al pesce, mangia quasi tutto, non si riesce più a avere una sogliola intera. È veramente già da un pezzo che ci sono, saranno già quasi 2 anni che è venuto su questo granchio, solo che adesso sta aumentando, oggi proprio ne abbiamo presi un bel po' direi. E la rovina, sinceramente, perché rovinano le reti, oltre che mangiano le vongole, le cozze, anche i pesci. C'è richiesta da parte dei clienti? Molto, c'è molta richiesta anche perché sono molto buoni e c'è mercato, insomma. Siamo contenti di venderli anche perché così li togliamo dal mare, è molta fatica anche cavarli dalle reti. I ristoranti invece? I ristoranti noi, sì, li prenderanno anche loro, non da noi, ma li acquistano, sento che ne parlano. No, parecchio. La domanda più strana che ha ricevuto in questi giorni sul granchio blu? Se era pericoloso, naturalmente se ti prende un dito ti fa male, ma insomma basta stare attenti, poi noi cerchiamo di mettere un po' di ghiaccio così le persone vanno a casa con il granchio già bello fermo. Beh, il cliente adesso inizia a conoscerlo veramente, sì, c'è un po' di vendita, anche i ristoranti ce li chiedono, speriamo. La domanda più strana su questa specie qual è stata? Come pulirli, da dove vengono, noi quel che sappiamo gli diciamo ai clienti, più di tanto non sappiamo cosa dirgli, però è saporito, l'abbiamo provato anche, sì. Poco, più che altro dei cinesi, non so per quale motivo, però loro li cucinano molto. Il prezzo medio più o meno? 8-10 euro, io li ho fatti sempre. Allora, noi abbiamo iniziato dai 10 euro, adesso siamo andati a finire i 7 euro, quindi più in là non si sa, poi più se ne prendono e più il prezzo abbassa ovviamente.